Ci sono due filosofie che definiscono le modalità con cui è possibile andare al mare e fruire praticamente del mare e dell'estate. La prima filosofia è quella delle persone che vogliono lo sdraio, vogliono il lettino, vogliono l'ombrellone, vogliono il wifi per lo smartphone, vogliono il biliardino, il campo di calcetto, il campo di tennis e il campo di pallavolo. Poi vogliono le docce con l'acqua calda e fredda, vogliono la cabina, vogliono il bar e il ristorante ad un passo dall'ombrellone, vogliono noleggiare il patino, il pedalone, la canoa e poi vogliono anche una fettina di culo con il limone. La qualità dell'acqua del mare per queste persone è una cosa irrilevante, perché fare il bagno non è l'attività principale nell'andare al mare. Più importante per queste persone la comodità e i servizi che sono disponibili in spiaggia o nel bagno. La seconda filosofia che definisce le modalità di approccio e di fruizione nell'andare al mare è quella che pone al centro la qualità dell'acqua. L'acqua di mare deve essere pulita in un habitat incontaminato o ragionevolmente incontaminato, dove è possibile incontrare saraghini, acciughine, pesci, manta, salpe, stelle marine, ricci, occhiate, barracudini, poli, cormorani e tutta una serie, diciamo, di animali e pesci che sono nel proprio habitat. La qualità dell'acqua è essenziale, fondamentale. E per questo le persone sono disposte a scarpinare in modo chilometrico su rocce appuntite e taglienti o comunque infrascarsi anche in macchia mediterranea non particolarmente piacevole, perché magari potrebbe rassomigliare un po' ad una giungla vietnamita. Ma per raggiungere, diciamo, l'obiettivo è quello di fruire un'acqua pulita e incontaminata, fare il bagno in una zona bella, con una bella visuale, un bel panorama, e per questo, diciamo, sono disposti a mettere da parte tutte le comodità. Sugli scogli ci si adatta, si cammina con attenzione, si indossa sempre scarpe da tennis e poi eventualmente delle scarpettine proprio da scogli. Ma comunque, diciamo, si è disposti a sdraiarsi anche in luoghi parecchio, diciamo, scomodi, perché l'obiettivo principale è quello di fruire di una natura incontaminata con un mare pulito e tutto il resto, diciamo, delle comodità sono una cosa marginale che non sono il perno principale della filosofia di andare a fare il bagno, se non in un luogo che sia obiettivamente con acqua pulita. Queste due filosofie e metodi di approccio alla fruizione del mare nell'estate sono entrambi legittimi, però, come si sarà capito, a me mi piace la seconda filosofia, cioè quella di un mare pulito, acqua pulita e tutti i servizi e le comodità, secondo me, sono una cosa superflua. Ciao, alla prossima!